cari amici di Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Ring of Volto. Siamo all'episodio pre No Limits e dunque amici partiamo subito col primo match da serata. Tag Team No Holds Barred Match, 0 count out e 0 squalifiche. Da una parte i maschi alfa del pro wrestling Texas Andrew e Big Joe, dall'altra in rappresentanza degli Aces of Fight abbiamo il picchiatore seriale Jim e Jacob Morales. Signore e signori, seguente incontro è un tag team No Holds Barred Match e il primo team a fare il suo ingresso è quello composto da Jim e Jacob Morales. Loro sono The Aces of Fight. Avversari sono i maschi alfa del pro wrestling, loro sono Big Joe e Texas Andrew. E dunque ci siamo signori, si parte col match e Big Joe, il maschione alfa del pro wrestling, parte subito, bello furioso, bello aggressivo su Jacob Morales, così adesso la ferra, lo scarica all'angolino, rincorsa, no signori, DDT da parte del componente degli Aces of Fight che respinge subito l'assalto, rimette in piedi Joe, così inizia a colpirlo, no sberlone del maschione alfa che adesso prende Jacob, attenzione, se lo inzaina, cosa vuole fare? Mamma mia, Gorilla Press Slam. E lo schianta al tappeto. Che potenza. Ancora Joe. Afferra Jacob per la nuca, come a dire, vieni qui. Vieni qui. Lo sistema sulle corde. Poi, cosa fa? Se lo abbraccia? No, 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 no. Oh mio Dio, belly to belly suplex. E lo fa precipitare all'esterno del quadrato. Mamma mia. E sfrutta subito la stipulazione. No holds barred match. Dunque, prende subito un bel cartello stradale, sbam, e glielo sbatte addosso. Mamma mia signori, così grande partenza per il maschio alfa del pro wrestling. Aces of Fight sono tornati per fare gli arroganti. E adesso si beccano
tutte queste belle botte, così. Volevate fare i gradassi? Ecco qua, ecco qua. Joe prende una sedia, prova a colpire Jacob, che però, signori, gliela toglie dalle mani e poi prova pure a beffarlo. Con questa culla non ci credo. Uno, due. Ah, Big Joe in qualche modo sguscia via. I due si guardano in cagnesco e il maschio alfa subito, così da sfogo, ha tutta la sua prestanza fisica, braccio teso, drop kick, poi riprende la sedia, attenzione, no, butta fuori da ring Jim, ma non ci credo, torna Morales, così che lo attacca brutalmente, no, sberlone, di Big Joe che c'è, vieni qui caro mio, vieni qua, lo mette all'angolo, cambio per l'altro bel maschione alfa del pro wrestling, Texas Andrew, guardati i due bei maschioni come agiscono in collaborazione, povero Morales. Guardate come soffre. Jimmy intanto è tornato alla sua postazione. Adesso Texas Andrew prende Jacob, lo sbatte all'angolo, rincorsa, splash e lo manda al tappeto. Ancora Andrew non si ferma, è come un fiume in piena. Afferra Jacob per la nuca. No, lo porta lì sulle corde. Attenzione! Guardate! No! Oddio! Lo schianta sulle corde. Uno, due. Ah! Jacob Morales si rialza. Mamma mia, signori, fino ad ora. Dominio assoluto dei maschi alfa del pro wrestling. Attenzione però a Jacob che prova a reagire. Sì, e riesce a spedire Texas Andrew all'esterno del quadrato. Cambio per il picchiatore seriale Jim che raggiunge subito il bel maschione che poi lo spinge via. Oh, mamma mia che chop. Così fa valere tutta la sua prestanza fisica. Belly to belly suplex. E Jim finisce al tappeto. Non ci credo. Adesso Andrew, guardate, prende in mano il cartello stradale. Ah! E colpisce Jim sulla testa. Poi di nuovo. Mamma mia. Il pubblico in visibilio sta gradendo assolutamente questa bella stipulazione. Adesso Andrew mette Jim sulla barricata e gli sbatte pure la testa lì. Ma non ci credo. E adesso lo riporta sul quadrato. Che match, ragazzi. Quanta violenza. I maschi alfa stanno cercando di vendicarsi nel migliore dei modi. E di essi so fight. Adesso Andrew sbatte per bene Jim all'angolo. Poi cosa vuole fare? No, no ragazzi, prende la sedia, la mette all'angolo opposto e poi si reca dal picchiatore seriale, ma va vuoto con questo splash. Enzo Jim lo prende, no, no, lo spedisce lì all'angolo contro la sedia, ma non ci credo. Con la ferra, attenzione, no, lo mette al tappeto, no, guardate, pressa sia sul braccio che sulla nuca e poi stomp sulla schiena, mamma mia che botte da orbi. Texas Andrew intanto è lì malconcio, guardate, sta strisciando, forse vuole dare il cambio a Big Joe. Intanto Jim ha preso un tavolo, però guardate, attenzione, si reca dal maschio alfa per fermarlo, poi va da Big Joe e lo butta fuori, così, così. Adesso prende Texas Andrew, lo scaraventa all'angolo, rincorsa Enziguri kick del picchiatore che adesso si reca di nuovo all'esterno del ring e ripesca il tavolo, così. E adesso vediamo cosa vorrà fare. Lo posiziona, interessante. Andrew intanto sta provando ancora a dare il cambio a Big Joe, ma Jim non ne vuole sapere. No, 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 dice vieni qua, lo prende, lo porta lì sull'apron, poi guardate, gli tira una pizza e con l'aiuto di Jacob lo fa finire all'esterno del ring. Texas Andrew stava per finire contro il tavolo. Mamma mia, adesso guardate, Jim lo pesta, no, Andrew si libera, dice vieni qua, cosa vuoi fare tu, eh? Cosa vuoi fare, cosa vuoi fare, eh? E adesso signori, è Jim a finire sul tavolo, suplex, boom, e Texas Andrew sfonda tutto il tavolo. Mamma mia, che violenza, ma soprattutto che bellissimo no holds barred match. Adesso il maschione alfa fuga sotto al ring e pesca un candlestick. Intanto Jim, guardate, sta strisciando, forse vuole raggiungere Jacob Morales, ma adesso Texas Andrew si diverte con il candlestick, così, spam, e lo spezza sulla schiena. Mamma mia signori, adesso va da Jacob, lo butta all'esterno del quadrato e qua signori, il maschione alfa a campo aperto, a strada libera per il picchiatore, lo rimette in piedi, se lo ingroppa, running Power Slam. Uno, due. No, niente da fare ragazzi, niente da fare. Kick out da parte del picchiatore seriale, quindi cambio tra le fila dei maschi alfa. Torna in azione
Big Joe, che adesso prende Jim, vuole continuare ad infierire. No, no ragazzi, oh mio Dio, Gavrench Powerbomb! No, Jim si libra, lo colpisce ad una gamba, a cambio per Jacob. Morales che torna nel match, così, prende Joe, attenzione, cosa vuole fare, lo mette seduto. Ah, che ginocchiata, dritta sulla schiena, ancora Jacob, signori, che non si ferma. E adesso si inzaina Joe sulle spalle, cosa vuole fare? Oddio, la sua manovra speciale, che tonfo, l'ha schiantata al tappeto. Uno, due, no, kick out di Big Joe, ma che sforzo ha fatto Jacob Morales per sollevarlo. Mamma mia, adesso sale sulla cima del paletto, si tuffa con questo splash. Che botta ragazzi, che botta. Adesso Morales si reca all'esterno del quadrato, prende in mano la sedia. E qua signori prova a colpire Big Joe. La sedia si è pure danneggiata, mamma mia, ma quanto è stato forte l'impatto. Adesso il componente di Sisso Fight mette all'angolo Big Joe, inizia a colpirlo, attenzione. Così ancora botte su botte. Big Joe ormai ragazzi è tramortito, basta, non ce la fa più. Jacob Morales adesso ne approfitta, lo prende, lo rimette in piedi. E qua signori è tempo di chiudere con la sua finisher. È così che si fa signori. E poi, no, Jacob va a colpire Texas Andrew e lo butta fuori. Qua ragazzi è la fine per i maschi alfa. C'è lo schienamento, vediamo. Uno, due, no, no signori. Big Joe si rialza, Big Joe si rialza. Allora Jacob così lo farà per bene, lo sbatte all'angolino. E quindi cambio per il picchiatore seriale Jim, che torna nel match. E i due agiscono in collaborazione. Mamma mia, adesso Jim prende Joe, lo butta nella zona dell'epron. Ma qua il maschio alfa gli tira un forearm, così torna sul ring. No, Jim manovra scassa mascella, lo neutralizza. No, Big Joe lo schianta lì contro le corde, bellissimo, spettacolare. Poi, no ragazzi, se lo inzaina Gavrench Powerbomb, così Big Joe la riscossa. Poi va da Jacob, dice vieni qua, tu che mi stavi rompendo le palle, vieni qua, gli tira una pizza e lo mette fuori gioco. E poi vede il picchiatore seriale, attenzione, boom, inizia a colpirlo con questi sganascioni. E poi un calcione sullo stomaco, Joe veramente all'ennesima potenza. Adesso prende, no, Jim mette a segno la sua finisher, non ci credo. Uno, due, no, 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 Jim si rialza, non ci credo. Allora Joe lo prende, lo manda all'angolo e scusate, sulle corde, Irish Whip, prova un belly to belly, ma qua signori, il picchiatore seriale Jim ribalta tutto nel migliore dei modi, così, no, Big Joe lo colpisce ad un ginocchio, ancora il maschio alfa, attenzione a Jim che però è tosto, guardate, esce fuori dalla presa, Big Joe però dice no, vieni qui, cambio per Texas Andrew. Torna l'altro maschione alfa e dunque i due ex campioni di coppia della Ring of Volto agiscono in collaborazione. Calcione di Andrew sul picchiatore seriale, ancora Texas lo prende, attenzione, lo scaraventa nella zona dell'apron, poi lo vuole pure buttare fuori, drop kick, bellissimo. Jim finisce all'esterno, intanto Texas Andrew lo raggiunge, guardate, prova a prenderlo, no, da terra Jim contrattacca con una bella gomitata, ma Texas Andrew ribalta tutto con una bella chop. No, ancora Jim, guardate, prende il maschio alfa. Oh mio Dio, lo manda vicino alla barricata. Poi che fa? No, vuole smontare tutto, il tavolo dei commentatori. Lo sgombera, attenzione. Texas Andrew intanto, ah, mamma mia, lo travolge con questa bellissima spallata in rincorsa. E poi inizia a colpirlo, pugni, una gomitata. Ancora Andrew, no signori. Jim adesso prende in mano la situazione, afferra il maschio alfa, attenzione, cosa vuole fare? Lo sbatte contro il tavolo di commento. Ancora Jim riprende il maschione alfa. E poi, no, lo mette lì sopra il tavolo. Ma cosa vuole fare Jim? No, non ci credo. Attenzione, lo colpisce. No, ma si vuole sfondare il Reni, ma è impazzito. Si dà un powerbomb e sfonda il tavolo. Poi colpisce Big Joe e lo mette fuori gioco. Non ci credo il pubblico. È invisibilio, this is awesome. Jim adesso prende Texas, lo riporta sul quadrato. E qua signori è tempo di chiudere, basta, lì si sto fight hanno vinto, dai, arbitro conta. Uno, due, no, Texas Andrew,
Texas Andrew si rialza, ma non ci credo la stomp di pura cattiveria da parte di Jim, che adesso lo prende, lo rimette in piedi, lo colpisce. No ragazzi, la sua manovra speciale lo schianta al tappeto. Così, uno, due, no, Big Joe arriva a fare giustizia. Così. Allora Jim prende Texas Andrew, lo rimette in piedi, così inizia a colpirlo. No, il maschione alfa se lo ingroppa. Running power slam, dai arbitro, uno, due, no, stava arrivando anche Big Joe. Niente da fare, solo conto di due. Intanto Jacob Morales deve fare i conti con il maschio alfa, che è incazzato come una bestia. Infatti lo prende, lo spedisce all'esterno del quadrato. Poi prende il picchiatore seriale Jim. E qua signori, pugni, mallettino tattico. E poi ennesima botta, e lo scanta al tappeto. Ancora Texas Andrew, prende Jim. E qua ragazzi, tanti saluti e arrivederci. Powerbomb, è finita ragazzi, è finita. Lo schienamento, 1 2, no, Jim resiste. Allora Texas Andrew lo afferra per bene, così lo porta all'angolino. Splash, no, Jim ribalta tutto, afferra il maschio alfa, poi lo mette al tappeto. Dai, così, dai, fa pressione, dai, sì, stomp durissimo sulla schiena, così. Poi va da Big Joe, lo butta fuori dal ring, e poi si reca all'esterno del quadrato. No ragazzi, vuole ancora pescare qualche oggetto da sotto al ring, cosa fa? No, ma è impazzito, prendi una scala, ma che cazzo ci vuole fare con una scala? Intanto Texas Andrew butta fuori dal ring Jacob Morales, e poi accoglie subito Jim con questo pugno sulla testa. Adesso Andrew prende in mano la scala. No, che vuole fare, mio Dio, gli sbatte in faccia, roba la pazzi. Adesso la sistema. No, ragazzi. Andrew, cosa vuoi fare? No. Si reca da Jim. Ancora lo colpisce. Oh, mio Dio. E poi nuovamente posiziona la scala. Texas Andrew vuole costruire qualche bella manovra. Intanto Jim si è ripreso. Così, e colpisce il maschio alfa. Che però, signori, oh, mio Dio, crossbody in corsa. E lo travolge. Così. Ancora Andrew. Afferra Jim. Prova a colpirlo. No, signori. Jim ribalta tutto. Poi prende Andrew, ancora lo immobilizza. La sua manovra molto tattica, guardate, continua ad infierire. Ah! Stomp durissimo. Cambio per Jacob Morales, che torna nel match, studia la situazione e poi prende la scala. No, ragazzi, cosa vuole fare? L'appoggia lì all'angolino. Attenzione, inizia a colpire Texas Andrew, così. Pugni. Mamma mia, che botte stiamo vedendo. Poi pura carrana. Mamma mia, Big Joe intanto chiede il cambio, ma Jacob Morales gli tiene una pizza, come a dire, tu devi stare giù. Attenzione per Texas Andrew, così in grande spolvero, che ribalta la situazione. Prende Jacob, vai così, lo afferra e poi lo sbatte sulla scala. No, Andrew, no, oddio, che chop. Mamma mia, che contraccolpo ha subito Jacob Morales, che però adesso passa al contrattacco. Prende Andrew, lo sbatte all'angolo. No, il maschione alfa ribalta tutto, crossbody in corsa, e lo scanta al tappeto. Poi va da Jim, attenzione, lo colpisce. Poi no ragazzi, lo butta fuori. Attenzione a Morales, roll up, 1 2, no, l'arbitro dice solo due, signori. Solo due. Adesso Morales, no, subisce il contrattacco di Texas Andrew. Calci. Boom, altro calcione. Vai Andrew, così si fa. Raccoglie Jacob Morales come un sacco della spazzatura. Poi se lo ingroppa. È finita. 1 2. No, ancora Jacob Morales, che si rialza, che capolavoro di match. Allora Andrew lo prende, lo rimette in piedi, ancora pugni, ballettino, boom, altro pugno in faccia. Così Andrew si diverte in questo modo, con queste belle botte pesanti. Adesso Jacob prova a porsi, sì, così colpisce il maschione alfa. Adesso lo prende, no, mio Dio, lo spedisce contro la scala, rincorsa, oddio, che drop kick fenomenale. E poi Texas Andrew riesce a dare il cambio a Big Joe, ma non ci credo. Torna sul quadrato Jim, così. E adesso Jim colpisce Texas Andrew, ma arriva Big Joe a dire: ehi, cosa vuoi fare tu,
Beccati questi pugni sullo stomaco. Jim prova a rialzarsi. Barcolla, guardatelo. Mamma mia, Big Joe se lo ingroppa. Così, sbam, power slam. E lo manda al tappeto. Così, Big Joe la riscossa. Prende il picchiato del seriale. Così, lo afferra per la nuca. Lo sbatte contro angolino e poi una spear nel corner. E poi ginocchiata rincorsa. Signori, che spettacolo. Ancora Big Joe, rincorsa alle corde. No, ragazzi, lo spiaccica. Col suo splash. Uno, due. No, no. Jim riesce a rialzarsi. Clamoroso. Allora Joe lo prende, lo rimette in piedi, poi lo afferra per la nuca. No, signori. Jim in qualche modo ribalta la situazione, poi lo prende, lo colpisce, attenzione, sì, con la sonora speciale, vai così, e poi si rifugia all'angolino, cambio per Jacob Morales che torna nel match, così, e poi lo va a schienare, subito, dai, uno, due, ah, no, Jacob Morales stava provando a cedere alla tentazione, ha ceduto, però Big Joe si è rialzato, signori. Troppo facile così. E infatti Big Joe, guardate, ne approfitta. Alla prima riesce a ribaltare la situazione. Così colpisce Jacob, poi lo prende, lo rimette in piedi. Non ci credo! Chiude con la sua finisher! Mamma mia che tonfo! Uno, due, no! Jim si tuffa per salvare Morales. Allora Joe così lo colpisce, mamma mia che sganascioni, poi va da Jim, no non ci credo, guardate, no cosa fa, attenzione, se lo ingroppa per la sua finisher, e poi no, di ritorno c'è Jacob Morales che colpisce prima Joe e poi Texas Andrew, ma non ci credo, così di rapina, clamoroso, drop kick ai danni del maschio alfa, poi lo prende, lo rimette in piedi, lo colpisce, no ragazzi, oddio, mette a segno la sua finisher, dai, uno, due, no, non ci credo ragazzi, sembrava finita, non ci credo, adesso Morales mette all'angolo, Big Joe, chop, lì sulla scala, e adesso vediamo, forse cambio di strategia. Morales fruga sotto al ring, prende una sedia. Big Joe intanto prova a strisciare verso Texas Andrew. Attenzione, no. Morales guasta feste. Oh mio Dio, colpisce ripetutamente Big Joe a suon di sediate. Poi, boom, calcio in ritto sullo stomaco. Texas Andrew intanto in apprensione, si guarda intorno perché c'è vicino Jim. Attenzione, Big Joe si libera di Jacob Morales. Intanto Texas Andrew si decala al picchiatore seriale. Allora Big Joe dice, così è. E allora continuiamo a menare questo Jacob Morales. Così. Big Joe ne approfitta. Vai così, lo prende, attenzione. Se lo inzaina. Gavrench Powerbomb. No signori. Morales ribalta tutto con questo back body drop. E poi ancora gli rifila una sediata. Oh mio Dio. Adesso la ferra per bene, lo prende, lo sbatte all'angolino. No, Big Joe ribalta tutto. Boom! E lo schianta al tappeto, che sganascione. Mamma mia ragazzi, tag team no holds barred match che sta regalando davvero spettacolo. Intanto Texas Andrew continua a menare Jim, attenzione. Adesso Big Joe prende Jacob. No ragazzi. Oddio! Lo schianta al tappeto. Mamma mia. E adesso cambio per Texas Andrew, che torna nel match. Intanto Jim, guardatelo, è stordito. Si rialza a fatica. E poi Andrew, no, non ci credo. Va a chiudere. Powerbomb. È finita per gli Assist of Fight. Uno, due. No. Jacob Morales in qualche modo si rialza, non ci credo. Allora Andrew lo prende, lo sbatte all'angolo. Splash. No signori, va vuoto. Adesso Jacob lo prende, attenzione, lo manda lì nella zona dell'apron. Poi no, ginocchiata di Texas Andrew che torna sul quadrato, attenzione, afferra Jacob, c'è una culla. Uno, due, no, clamoroso. Morales in qualche modo ne esce fuori. Allora Andrew lo prende, attenzione. No signori, Jim, scusate, Jacob passa al contrattacco e poi da subito il cambio a Jim, ma non ci credo. Andrew allora dice, sì, vieni qua, ce ne sono anche per te, caro picchiatore seriale. Vieni qua, lo prende da terra, se lo ingroppa
Powerbomb, così, con tutta la grande prestanza fisica di Texas Andrew, che adesso prende Jim, attenzione, lo sbatte all'angolino, così un bel pugno, ancora Andrew, lo afferra, no, che fa? Attenzione che c'è una scala lì vicino, lo lancia nelle zone vicino alla scala, ancora Andrew, afferra per una spalla Jim, guardate come fa pressione, oh mio Dio, e poi lo schianta al tappeto, ancora, guardate il maschio alfa, non si ferma, basta signori, Jim, il tiene una pizza e chiude con la sua finisher, dai che c'è lo schienamento, 1, 2, no, Big Joe, salva Texas Andrew. Allora Jim, guardate, per il braccio del maschio alfa, mio Dio, glielo gira, ma non ci credo, proprio da Big Joe, no, ragazzi, oh mio Dio, dropkick, lo fa finire all'esterno del quadrato, poi Jim sale sulla cima del paletto, no, Jim, oh mio Dio, double foot stomp, torna sul quadrato, attenzione, Andrew si è rialzato, e guardate, lo evita, pugni, craniate, doppia chop, attenzione, ancora, no, Jim passa il contrattacco, Jim, no, Texas Andrew, no, il picchiatore seriale che adesso prende il maschio alfa, lo spedisce lì sulla scala, poi lo prende, sì, una bella chop, così, rincorsa, gomitata, e poi cambio per Jacob Morales, che torna alla contesa, così, oh, double axe handle, mamma mia ragazzi, ancora Jacob prende Andrew, così, lo rimette in piedi, continua a colpirlo, mamma mia signori, basta, Andrew, così, no, ancora Jacob, così, Jacob, adesso, afferra il maschio alfa, poi guardate, oh mio Dio, lo getta all'esterno del quadrato, Andrew si tocca la nuca, adesso Morales, guardate, no, non ci credo, si dà lo slancio, mamma mia signori, che volo pazzesco all'esterno del quadrato, il pubblico giustamente grida this is awesome, mamma mia, è così, adesso Jacob prende Andrew, lo sbatte all'angolino, così no, Andrew non ci sta e passa al contrattacco, così gli tira una pizza, cambio per l'altro maschione alfa, Big Joe, che torna nel match, attenzione, afferra Jacob Morales da terra, no ragazzi, non ci credo, oh mio Dio, back suplex, poderoso, ancora Joe, così, afferra Morales, vai, lo afferra, lo scaraventa all'angolino, rincorsa, no signori, Morales, ribalta tutto un XADDT, poi prende Texas Andrew, una craniata, lo fa finire adesso nel quadrato, poi prende di mira, Big Joe, oddio, Discus for Arm, non ci credo, cambio per il picchiatore seriale Jim, che accelera i ritmi, non ci credo, colpisce Big Joe, attenzione, lo affonda con la sua finisher, non ci credo, la sua finisher, poi non si accontenta, lo prende, lo rimette in piedi, no ragazzi, ancora, rincara la dose, la sua manovra speciale, ancora Jim, non ci credo, attenzione, no, ragazzi, cosa vuole fare? Stomp sulla nuca di Big Joe, cambio per Jacob Morales, che torna ancora nella contesa, no, non ci credo, prende Big Joe, attenzione, no, mette a segno la sua finisher, oh mio Dio, Texas Andrew intanto, e gli ha lesso nel quadrato, ora Morales si reca da lui, inizia a colpirlo, guardate, oh mio Dio, ma no, Texas Andrew, attenzione, a perdere tempo a Jacob Morales, che intanto, guardate, tira una pizza, così, e poi torna da Big Joe, dai, è finita, signori, dai, che è finita, 1, 2, no, non ci credo, Big Joe si rialza, ora Morales lo prende, lo sbatte all'angolo, così un pugno, ancora no, Joe ribalta tutto, lo mette all'angolo, così, calci, ancora Big Joe, non si ferma, inarrestabile, signori, inarrestabile, prende Morales, così, lo afferra per la nuca, dai, lo porta all'angolo, da Texas Andrew, poi sì, cambio per il maschione alfa, dai così, grande collaborazione tra Andrew e Joe, mamma mia, che calcione sulla testa di Jacob Morales, poi Andrew
Vara Jim, basta, è la fine signori, è la fine intanto, Morales si rialza con un colpo di reni, butta fuori Big Joe, colpisce Texas Andrew, attenzione, no, Andrew passa al contrattacco, no signori, ancora Morales, no, ancora Andrew, no, ancora Morales, che adesso no, subisce il contrattacco di Andrew, che tira una pizza, attenzione no, Morales contrattacca a sua volta, se l'inzaina, attenzione, no, 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 la sua manovra speciale, non ci credo, poi lo prende, lo rimette in piedi, no ragazzi, connette con la sua finisher, colpito, è affondato, 1, 2 e 3, che match signori, vincono gli Aces of Fight. Adesso amici prepariamoci tutti quanti a dare il benvenuto al centro del ring a King Nathan Robinson. Mattia, ti informo che siamo sull'1-1. Io ti ho sconfitto a Total Carnage e settimana scorsa tu hai pareggiato i conti. Perciò, in virtù di questi risultati, sono stato poco fa nell'ufficio del presidente e sono stato informato che settimana prossima al pay-per-view No Limits andrà in scena il capitolo finale tra me e te. Il nostro ultimo match sarà un unsanctioned match, ovvero un match non sanzionato. Zero count out, zero squalifiche, ma soprattutto zero limiti. Inoltre, vorrei informare tutto il Raw Universe che resterò ancora qui sul quadrato anche per i prossimi minuti, perché avrò l'occasione di combattere contro colui che assieme a Mattia ha contribuito a sbattermi fuori dalla Society, il mio ex tag team partner col quale sono stato campione per tantissimo tempo, Bob Richards. Avanti Bob, vieni qui sul quadrato e combattiamo. Ah, nel frattempo, dato che Mattia non si è ancora presentato in arena perché è in palese ritardo, vi invito a pubblicare sui social l'hashtag MattiaLento. Dai, basta, non voglio perdere ulteriore tempo. Avanti, Bob, ti aspetto.
E dunque ci siamo, signori, si parte col match. King Nathan parte subito all'attacco sul suo ex alleato, ex tag team partner Bob Richards, che però passa al contrattacco, lo sbatte all'angolino e poi con l'avambraccio gli strofina la faccia. Mamma mia, guardate, c'è pure il bis. Oh mio Dio, ancora Richards, guardate, pressa col ginocchio sulla gola di King Nathan Robinson. Mamma mia, che violenza inaudita da parte del componente della Society, che adesso per il re della Rov lo rimette in piedi. Ma qua Nathan non ci sta, passa al contrattacco, Irish Whip, poi prova un belly to belly, ma niente da fare, Bob Richards riesce a sganciarsi con questi pugni ripetuti, niente, Nathan passa al contrattacco, adesso afferra Bob, mamma mia che spinebuster, violentissime, poi Nathan li cammina sopra, porca miseria, un calcione, e poi ancora li cammina sopra, mio Dio, rincorsa, che manovra torcicollo, ragazzi, che sofferenza per Bob Richards. Adesso Nathan lo prende, lo sbatte all'angolino, rincorsa, splash, no, Bob lo evita e prova a beffarlo, signori, con roll up, non ci credo, 1, 2, niente, Nathan riesce in qualche modo a sgusciare via. Allora Bob lo afferra per bene, così lo prende per la nuca, no, il re della Rova ancora non ci sta e passa al contrattacco con queste gomitate, si scuote la testa, è sordito e infatti Bob ne approfitta passando al contrattacco con queste botte devastanti, poi lo prende, attenzione, se lo inzaina, mamma mia, lo schianta al tappeto, che potenza, signori, 1, niente, colpo di reni di King Nathan. Allora Richards decide di passare ad un'altra manovra, così lo rimette in piedi, poi lo vuole dirigere forse verso le corde, sì, attenzione, Richards prende Nathan, Irish Whip evita il re, poi guardate, va nella direzione opposta, oh mio Dio, braccio teso e lo travolge, che potenza, 1, 2, niente, kick out di Nathan Robinson, che si rialza per il rotto della cuffia. Adesso Richards lo prende, guardate, lo rimette attentamente in piedi, prova a colpirlo, ma qua, signori, Nathan non ci sta, passa al contrattacco, mio Dio, il suo braccio teso devastante, vuole già chiudere, 1, 2, no, kick out da parte di Bob Richards, la disperazione sulla faccia di Nathan Robinson, pensava di aver già vinto, ma niente da fare, adesso prende il suo ex alleato, lo sbatte lì nella zona dell'apron, ma qui Richards, ragazzi, non ci sta, torna sul ring, attenzione, Nathan indietreggia, ma qui Bob riesce ad acchiapparlo lo stesso, lo scarica alle sue spalle, e quindi, signori, standing moonsault, e si va a chiudere in bellezza, 1, 2, no, Nathan si rialza, Richards si mette le mani in testa, a nulla è servito questo sforzo sovrumano. E allora, guardate, no, tira fuori il suo tris, gli Irish Curse, non ci credo, 1, 2 e 3, la schiena di Nathan è andata in frantumi, non ci credo, e Richards prova lo schienamento, vediamo, 1, 2, no, King Nathan c'è ancora, Bob dice all'arbitro, arbitro, ma qual era un 3, dai, sei troppo lento, oh. E allora prende Nathan, così lo scaraventa la zona dell'apron, gli tira una pizza, no signori, lo raggiunge lì sull'apron, lo solleva, mamma mia, back suplex, ancora infierisce sulla schiena di King Nathan, che però guardate signori, non ci sta, passa al contrattacco, prende Bob, mamma mia, lo sbatte contro i gradini d'acciaio, poi il re lo prende, così lo rimette in piedi e adesso lo sbatte contro la barricata del pubblico. Mamma mia, adesso Nathan per i gradini d'acciaio. No, ragazzi, cosa vuole fare? No, Nathan ci ripensa. Non vuole farsi squalificare. Bravo Nathan, così si fa. E però adesso Richards, no, ne approfitta. Big boot, no, che peccato. Che peccato. Che peccato, lo manda al tappeto e poi lo riporta sul quadrato. E qua, signori, Richards si avvicina pericolosamente, ma Nathan respinge l'offensiva, no, Richards passa al contrattacco, no, signori, ancora il re della Rov che prende Bob, così lo sbatte all'angolino, un bel pugno, no, ancora Richards che adesso la afferra, attenzione, lo scarica sulle corde con Irish Whip, belly to belly, no, Nathan ribalta tutto e poi lo prende, e qua, signori, lo vuole mettere a tacere, perché c'è il tris di Powerbomb consecutive, 1, 2 e 3, ciao Bob,
è la fine, c'ho schienamento, 1, 2, no, kick out del componente della Society. Nathan, guardatelo, è incazzato come una bestia, lo colpisce, poi drop kick, mamma mia, che sofferenza da parte di Bob. Nathan allora lo rimette in piedi, continua a colpirlo a suon di calci, ma qua signori Richards non ci sta, passa al contrattacco, ancora Nathan, signori no, ancora Richards, no signori, Nathan in qualche modo lo evita, poi attenzione la ferra, lo sbatte l'angolino, rincorsa, no, splash che va vuoto, Richards allora lo afferra per la nuca, così sì, lo sbatte all'angolino, poi che fanno, lo carica su acciuga nel paletto, no, calcione da parte di Nathan che adesso, mamma mia, inizia a colpirlo pesantemente, poi lo prende, lo rimette in piedi, no, Richards lo blocca, si tiene ferma la gamba, sì, braccio teso, braccio teso, grande Bob Richards che rimette in piedi il re della Rov, poi se lo inzaina, non ci credo, signori, è tempo di Fist Your Eyes, che ginocchiata, dritta, sul cranio, 1, 2, no, niente, ancora Nathan che si rialza, mamma mia, Bob Richards non sa più che cacchio fare adesso, afferra il re della Rov, attenzione, lo prende per la nuca, lo porta lì sulle corde, poi cosa vuole fare? No, no ragazzi, ancora Richards è pronto a dare sfoggio a tutta la sua potenza, a tutta la sua rapidità, non ci credo, adesso prende per la gamba Nathan, inizia a colpirlo, guardate, gliela stira, mamma mia, e poi ginocchiata, dritta sul cranio, ma non ci credo, poi se lo inzaina, ancora guardate, Gavrench, suplex, che potenza signori, non ho più parole per descrivere la forza di Bob Richards che adesso prende ancora Nathan, il suo ex alleato, lo sbatte all'angolo, poi cosa fa? Ehi, che braccio teso signori, Bob ragazzi, dominio totale, no! Nathan passa al contrattacco, pugni su pugni, no, Richards, no signori, ancora Nathan che lo prende, signori, tris di powerbomb consecutive, 1, 2, e c'è pure la terza, oh mio Dio, adesso Nathan prende Bob, lo rimette in piedi, e qua signori è tempo di chiudere, crucifix, powerbomb in arrivo! Attenzione signori, colpo di scena, si presenta Mattia sullo stage, Mattia è qui, è arrivato in arena e Nathan si distrae, non ci credo, nel frattempo Richards si è rialzato, attenzione, un roll up, 1, 2 e 3, Bob Richards batte King Nathan Robinson grazie all'intervento di Mattia. E guardate, Nathan Robinson è incazzato come una bestia, litiga con l'arbitro, è furioso, e Bob Richards se la ride, incredibile signori, Bob batte Nathan. E adesso amici prepariamoci tutti quanti a raccogliere al centro del ring il leader della crew, il campione televisivo della Ring of Volto, Jay Cruz.
Signore e signori, settimana prossima al pay per view No Limits, io e Dana ci affronteremo in uno dei match più belli e intensi che si siano mai visti. Non solo per la nostra grande forza e per il nostro grande status, ma anche per la posta in gioco, che sarà elevatissima. Infatti, se Dana dovesse battermi, sarà il nuovo campione televisivo, mentre se sarò io a batterlo, avrò l'opportunità di comandare l'intera Raw per la durata di 3 settimane, cioè fino al pay-per-view successivo a No Limits. Scommetto che molti di voi hanno già il terrore nel pensare che cosa potrebbe succedere, vero? Noi della crew potremmo approfittare di ogni tipo di situazione per ottenere tutto ciò che vogliamo e potremmo calpestare e infliggere danni a tutti coloro che si meritano una bella lezione. Se qualcuno ha ancora la faccia tosta di sottovalutarci, farebbe bene a rendersi conto di ciò che sta accadendo. La crew è qui per dominare e prendersi tutto ciò che vuole, ed è una forza inarrestabile. Ci siamo capiti? Nessuno ci può fermare. Perciò, Dana, se hai qualcosa da dire prima del nostro match, vieni qui e fallo immediatamente, perché dopo No Limits, anche per te, arriveranno brutti periodi. Jay, penso di parlare a nome di tutto il backstage e dell'intero Raw Universe quando affermo che tu e la tua crew avete rotto le palle. È da inizio stagione che state creando scompiglio, ottenendo grandissimi risultati e grandissimi momenti di fama. Però tutto questo ha un limite. Basta. Non posso permettere che voi possiate arrivare addirittura a prendere per alcune settimane il controllo della Raw. Non posso permetterlo. Al momento tu sei imbattuto. Non hai mai perso da quando sei arrivato in Raw. Sei inarrestabile e imbattibile. Però io sono l'atleta più storico e decorato che ci sia mai stato in questa federazione e tra i vari riconoscimenti posso dire di essere un ex 3 volte campione mondiale dei pesi massimi. Perciò sono sicuro di essere l'uomo perfetto per poterti infliggere la prima sconfitta che mi permetterà di diventare il nuovo campione televisivo e che ti impedirà di prendere il comando della Raw. Perciò preparati alla tua prima sconfitta, Jay. Ci vediamo a No Limits. E adesso, amici, è tempo di passare al prossimo incontro dove avremo in azione Saliu Seal. Signore e signori, il seguente incontro è un 1 contro 1 e il primo atleta a fare il suo ingresso è Saliu Seal.
e il suo avversario è Edo Ferrara. E dunque ci siamo, signori, si parte con la contesa. Edo Ferrara parte subito fortissima all'attacco, manovra, spezza Kosri e danni di Saliu Sil, lo manda al tappeto. Ancora Edo, attenzione, afferra Saliu, lo vuole scaricare verso l'angolino, ma l'arbitro di mezzo e Saliu approfitta della situazione, così evitando Edo Ferrara. Poi lo afferra, se lo inzaina, mamma mia, Falcon Arrow bellissima, e poi Double Foot Stomp, prova un calcio, no, Dragon Screw da parte di Ferrara che ribalta completamente la situazione, dunque rimette in piedi il suo rivale, così lo avvinghia e poi si dirige verso l'angolino, gli fa sbattere la testa lì sul cuscinetto, ancora Edo, guardate, prende Saliu, lo scansa via, lo tiene a distanza, poi si dà lo slancio, mamma mia che manovra, 1-2! Niente da fare, Saliu Sil riesce a rialzarsi, Edo Ferrara in pieno controllo del match, incredibile, adesso prende Saliu, lo mette sdraiato, o meglio lo mette seduto, rincorsa le corde, Big Boot dritto sulla faccia, e prosegue con un'altra manovra, vediamo, lo vuole afferrare, e poi un neck breaker di pregevolissima fattura, e adesso prova la chiusura, vediamo, uno, niente da fare, Saliu riesce a rialzarsi, allora Edo applica questa presa al naso addirittura, ma è impazzito, prosibecca una gomitata di Saliu, drop kick e lo manda al tappeto, così prova lo schienamento, uno, niente, kick out da parte di Edo, e dunque si prosegue, Saliu Sil adesso afferra il suo rivale, così lo rimette in piedi, poi se lo inzaina, e guardate, ripete, la Falcon Arrow, spettacolare, adesso si dirige sulla cima del paletto, probabilmente vuole lanciarsi, double foot stomp, Edo lo evita, e lo colpisce sulle ginocchia, mamma mia che dolore, ancora Edo approfitta della situazione per spedire Saliu all'angolino, rincorsa, no, braccio teso che non va a buon fine, adesso Saliu lo prende, attenzione, se lo inzaina, è tempo di Rampage, la sua manovra speciale, lo affonda e prova a chiudere, 1-2, niente, non basta, l'arbitro dice solo 2, Edo Ferrara si rialza, dunque Saliu prosegue, afferra Edo, lo mette seduto, drop kick lì sulla nuca, ancora Saliu scatenato, non si ferma, afferra il suo rivale, così, e poi si dirige verso le corde, lo scarica lì e poi lo getta all'esterno del quadrato, Ferrara cade rovinosamente sul bordo ring, e adesso Saliu Sil si carica, si guarda da una parte all'altra, calcola le distanze, così, così, rincorsa, suicide dive, signori, lo ha spiaccicato contro la barricata, dove troviamo il nostro sito www.ringovolto.it, mi raccomando, seguiteci sul nostro sito ufficiale, adesso Saliu riporta Edo Ferrara sul quadrato, guardate Edo, si sta toccando lo stomaco, è dolorante, Saliu adesso lo raccoglie da terra, Gavrench suplex, che botta, e lo manda al tappeto, ancora Saliu Sil, così, prende Edo, guardate, compie una rotazione, DDT, sensazionale, Saliu Sil, scatenato signori, adesso afferra per bene Edo, così, lo scarica all'angolo, rincorsa, no, va vuoto con le ginocchia, e adesso Edo ne approfitta, lo vuole purgare, DDT a corto raggio, e lo manda al tappeto, così, e adesso Edo può provare a chiudere, 1-2, niente, colpo di reni da parte di Saliu Sil, Edo Ferrara si dispera, però
Non demorde, non perde tempo. Rimette subito in piedi Saliu. Adesso lo poggia sulle corde, vediamo cosa vorrà fare. Lo appende lì sulla seconda corda, poi si dà lo slancio, guardate, li passa sopra, mio Dio! Che manovra, sensazionale, ha messo a segno Edo, Ferrara, bellissima, così adesso compilation di pugni, afferra Saliu, e adesso, mamma mia, Fisherman, suplex, 1, 2, niente, Saliu Seal in qualche modo riesce a rialzarsi, allora ha tutto da rifare per Edo che decide di metterlo in piedi, ancora compilation di pugni, ma basta, Saliu Seal ne ha le scatole piene, quindi mette Edo all'angolo, poi lo sdraia, no, cosa vuole fare, guardate, si dà lo slancio dalla terza corda, oh mio Dio, ma cosa ha fatto, che manovra, 1, 2, no, niente signori, Edo Ferrara si rialza, allora ginocchiata in caduta di quelle brutali da parte di Saliu Seal, che vuole pure fare il bis, mamma mia, Edo Ferrara e l'idolo dolorante, Saliu ne approfitta, adesso lo prende così, lo rimette in piedi e adesso, mamma mia, che manovra devastante ha messo a segno, e adesso dall'angolino carica la sua manovra risolutiva, signori, e quindi è tempo di Spear, così colpito affondato, basta, 1, 2, no, Edo Ferrara c'è ancora, Saliu Seal si dispera, oh mio Dio, incredibile resistenza da parte di Edo Ferrara, che adesso stronca subito l'attacco di Saliu Seal e tira una pizza, non ci credo, la sua finisher, lo spiaccica faccia in terra, è la fine ragazzi, 1, 2, no, Saliu, grandissimo kick out di Saliu Seal, guardate la faccia stizzita di Edo Ferrara, che decide di passare alla prossima manovra, lo rimette in piedi, così, lo scarica nella zona dell'apron, poi gli tira una pizza, un forearm, e poi, no, oh mio Dio, lo stannerizza sulla seconda corda, incredibile, adesso Ferrara lo raggiunge all'esterno del quadrato, così lo rimette in piedi, e poi lo spedisce contro la barricata, che impatto, ancora Edo, stomp sul braccio sinistro, che legnata gli ha rifilato, ancora Edo non si ferma, prende Saliu per la nuca, se lo porta a spasso, poi decide di rimetterlo sul quadrato, così, ancora Edo, lo rimette in piedi, Saliu si tira indietro, no, Ferrara passa al contrattacco e lo azzoppa colpendolo alle ginocchia, mamma mia, ancora Edo, così, scarica di pugni, afferra Saliu, mamma mia, braccio teso, poderoso, e lo schianta al tappeto, ancora Edo, lo rimette in piedi, no signori, Saliu passa al contrattacco, un calcione, e poi Spanish Fly, capolavoro indiscusso, 1, 2, no, Edo Ferrara non ci sta e si rialza, incredibile, allora double foot stomp e poi un calcione, no, Dragon Screw di Ferrara che ribalta completamente la situazione, attenzione, no, che vuole fare? No, vuole scassare le ginocchia di Saliu Seal, mamma mia, che manovra dolorosissima, ancora Edo, così, cazzotti su cazzotti, poi prende Saliu, body slam col braccio dietro la schiena, ancora Ferrara senza pietà, drop kick sempre lì sulla schiena, Saliu è dolorante, Ferrara allora ne approfitta, lo prende, lo rimette in piedi, poi no, non ci credo, side effect, 1, 2, no, Saliu Seal si rialza, mamma mia, che contesa ragazzi, Edo Ferrara indeciso su da farsi, poi rimette in piedi Saliu, che però signori non ci sta e passa al contrattacco, prende Edo, lo scarica l'angolino, rincorsa, poi cambia idea, prova una sberla, no, Edo non ci sta e passa al contrattacco, ma no, Saliu lo colpisce ad un ginocchio, una chop, poi lo prende, attenzione, cosa fa, lo posiziona, con questo body slam adesso, vuoi salire sulla cima del paletto, Saliu Seal signori, si tuffa, 450 splash, mamma mia signori, 1, 2, Edo si rialza all'ultimo, non ci credo, allora Saliu, guardate, lo rimette in piedi, vuole salire sulla seconda corda, attenzione, si tuffa, no, Edo Ferrara in qualche modo lo evita,
Poi lo prende, attenzione, lo rimette in piedi, ma Saliu non ci sta, passa il contrattacco, così chop, chop e chop. Un bel pugno sotto al mento, così, così. Ancora Saliu, ragazzi, non si ferma, ma Edo lo stronca, così. Passa il contrattacco, no, ancora Saliu, no, ancora lo Ferrara. Un roll up, così da nulla, attenzione. Uno, due e tre, clamoroso. Edo Ferrara beffa Saliu Steel con un roll up e porta a casa la vittoria. E dunque, ragazzi, Edo Ferrara esulta e Saliu Steel invece è incazzato e impreca contro l'arbitro. Grande vittoria per Edo Ferrara, che era assente dalle scene da tanto, tanto tempo. Grande ritorno per lui. E adesso, amici, diamo tutti quanti il benvenuto al centro del ring ai motociclisti Vince e Christopher Black. Club. Il nostro regno come campioni di coppia è durato solo una settimana, dato che nello scorso episodio siete riusciti a batterci e a riconquistare le cinture. Nonostante ciò, noi siamo intenzionati a riprenderci quei titoli per continuare a fare ciò che desideriamo, ovvero ottenere sempre le migliori opportunità, le migliori luci della ribalta e soprattutto vincere titoli. Sì, avete capito bene, vi stiamo sfidando per No Limits, in una rivincita per i titoli di coppia. Bene, benissimo. Io e Alexander ci aspettavamo questa richiesta da parte vostra, perciò accettiamo. A No Limits ci affronteremo nuovamente per i titoli di coppia. Preparatevi ad un pestaggio colossale, cari motociclisti, perché noi abbiamo intenzione di sconfiggervi e di restare i campioni di coppia. E adesso, amici, è tempo di passare ad un match molto cruciale per la rivalità fra Jason White e Scorpion. Infatti, Jason e Scorpion sceglieranno un atleta di loro preferenza. Questi due atleti combatteranno proprio adesso fra di loro e, se vincerà l'atleta di Jason White, a No Limits settimana prossima ci sarà in palio la valigetta oro di Scorpion, ma si vincerà l'atleta di Scorpion, settimana prossima a No Limits, nel match fra Jason e Scorpion, Jason White dovrà mettere in palio il suo titolo Hardcore. Signore e signori, il seguente incontro è un 1-1 e il primo atleta a fare il suo ingresso è accompagnato dal campione Hardcore Jason White. Lui è Simon Han. What is it I've done? And am I the only one?
e il suo avversario è accompagnato da Mr. Vault in the Bank Scorpion. Lui è Travis Barker. E dunque ci siamo, signori, si parte col match. Simon Hunt, subito aggressivo. Mamma mia, manovra spezza schiena ai danni di Travis Barker. E poi pugni, pugni, pugni. E ancora pugni sulla testa, stomp sullo stomaco. Signori, in poche parole, con questo match si deciderà cosa ci sarà in palio. Settimana prossima, hanno limits fra Scorpion e Jason White, se il titolo hardcore o la valigetta. Tutto dipenderà dall'esito di questa contesa. Barker mette all'angolo Simon Hunt, che però evita lo splash. Poi, guardate, prova la manovra, ma qui Travis Barker la acchiappa e lo schianta al tappeto con questa power slam. Adesso Travis rimette in piedi il suo rivale, così lo afferra per bene, per la nuca. Lo dirige lì verso l'angolino, ancora Travis prende Simon per un braccio, guardate. Ma cosa fa Travis Barker? Signori, che manovra funambolica, bellissima. Adesso prende Hunt, boom, lo mette seduto, cazzotto. Dritto sulla schiena, così, ancora Barker, vai, prende Simon, che però no, basta, basta, basta signori, gomitate ripetute sullo stomaco e si libera dalla presa, poi rincorsa, braccio teso ai danni di Travis, adesso Hunt con un balzo sale sulla cima del paletto, mamma mia che ginocchiata, poderosa, prova lo schienamento, uno, e niente, colpo di reni da parte di Travis Barker, allora Hunt... Guardate, cala questa gomitata dritta sulla nuca di quelle poderose. Ancora Hunt per colpire Travis, che però signori si sta a passare contrattacco, dropkick, e lo manda al tappeto. Adesso Barker prende iniziativa, prende Simon, così la ferra, poi spinebuster in formato sit down, bellissima, uno. Niente, colpo di reni di Simon Hunt. Si prosegue signori, ancora Barker in controllo del match, prende Hunt, poi lo poggia lì sulle corde. Adesso cosa fa? Lo mette sdraiato, gli incastra la gamba lì sulla prima corda. Gli vuole troncare una caviglia, porca miseria, guardate, Jason White è in apprensione, nel mentre Barker mette a segno questa manovra devastante, schianta faccia in terra Simon Hunt e prova lo schienamento, 1, 2, niente signori, colpo di reni di Simon Hunt e dunque si prosegue. Travis di gran carriera lo rimette in piedi, poi lo afferra e lo scarica lì all'angolino, rincorsa un bel forearm, così prova un dropkick, no signori, Simon Hunt evita tutto, gli tira una pizza e poi signori lo impacchetta e mette a segno la sua manovra speciale, ma che impatto, devastante, prova la chiusura Simon, 1, 2, no niente, colpo di reni Travis Barker che riesce in qualche modo a liberarsi. Allora Hunt si avventa su di lui con questi pugni. Jason intanto, guardate, lo sta incitando, lo sta gasando. Però Travis Barker reagisce, ribalta tutto, riempie di pugni sulla faccia Simon Hunt. Poi con grinta, guardate, che ginocchiata, dritta sulla testa, che botta signori. Adesso Barker, Hurricane Rana e manda al tappeto Simon Hunt. Quello prende, lo rimette in piedi, lo evita, bam, calcio in rovesciata. E la fonda, signori, Barker va alla chiusura, 1, 2, no, niente da fare, colpo di reni di Simon Hunt, dunque si prosegue, Barker si dispera ma non perde tempo, non ci incisca, così, è giusto così, adesso Barker colpisce Simon, attenzione, no, che fa, lo acchiappa, no, ma che manovra, ma che spettacolo, prova il pin, 1, 2, no, alza il braccio Simon Hunt, Barker esterrefatto, adesso rimette in piedi il suo rivale, prova a colpirlo, ma qua signori Hunt basta, decide che è tempo di passare al contrattacco, prende Travis, attenzione, lo poggia sulle corde, poi mamma mia un suplex a scaricarlo lì
Sulla terza corda, adesso Hunt sale lì. La seconda corda prova a lanciarsi su Parker, double axe handle, no! Travis stronca tutto! Zigzag! Zigzag! Lo scanta al suolo con la sua finisher! E va a chiudere! Uno, due... Ah! Simon Hunt! Simon Hunt! Per il rotto della cuffia riesce a rialzarsi, clamoroso! Allora Parker decide di portarlo all'angolino, così, dai! Lo prende, lo carica sulla cima del paletto, gli tira una pizza, poi no! Scarpata di Simon Hunt, così lo prende, attenzione che fa! Se lo inzaina, e poi guardatelo, schianta al tappeto! Ma che schiacciata spettacolare! Uno, due, no! Colpo di reni da parte di Travis Parker, allora Hunt, guardate, si reca l'angolino, calca le distanze, Parker lo evita, i due impattano a vicenda! O meglio, impattano a vuoto a vicenda. Adesso Parker, guardate! Mamma mia, che manovra! Mette a segno! Bellissima, spettacolare su Simon Hunt, che però no, signori, non ci sta a passare al contrattacco. Prende Parker, così, lo scarica all'angolino. Gli tira una chop, ancora Simon, così lo prende. Guardate, lo appende, no, cosa vuole fare? Calcola le distanze. No, 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 no! Calcio sullo stomaco, lo acchiappa al volo! Ancora, sempre lì sullo stomaco. Ma cosa ha fatto Simon Hunt? Porca puttana. Adesso prende Parker. Sì, lo schianta al suolo con la sua manovra speciale. E poi, signori, si reca l'angolino. No, non ci credo. Lo invita a rialzarsi. No, sotto gli occhi di Scorpio. Non ci credo. Non ci credo. La sua finisher. E qua, signori, Travis Parker ci saluta. Dai. Uno, due... Ah, non ci credo, Hunt! Guardate, incazzato con l'arbitro, anche White sta imprecando, solo conto di due, non ci credo, Parker si libera, Hunt però, guardate, mamma mia, porca miseria, che manovra bellissima, e poi prova un calcione su, Travis, boom, ginocchiata, dritta sulla faccia, Hurricane Rana, e lo manda al tappeto, così grande Parker che adesso... Si reca lì, nella zona dell'Eprone, poi signori in springboard, mamma mia, braccio teso, ma che spettacolo, bellissimo, uno, due, no, niente, ancora Hunt, ancora Simon Hunt che si rialza, porca miseria ragazzi, che match davvero strepitoso, adesso Simon così prende Parker, lo scaraventa nella zona dell'Eprone, ma Travis gli tira una pizza, così, torna sul ring, super kick, sì, e lo schianta al tappeto, ancora Parker, signori, così, prende Hunt, prova una chop, no, signori, Simon, con un roll up, lo vorrebbe fare, uno, due, no, no, signori, Travis Parker si rialza, allora Hunt, con un balzo, sale sulla cima del paletto, e poi come inizio match, prova una ginocchiata, ma Travis Parker lo evita, gli fa fracassare le ginocchia, e poi signori lo rimette in piedi e qua signori lo prende e lo affonda con la sua finisher, 1, 2 e 3, grande vittoria per Travis Parker e Duncan Olinitz, ci sarà in palio fra Scorpio e Jason White il titolo Hardcore. E adesso amici prepariamoci tutti quanti a dare il benvenuto al centro del ring ad uno dei componenti del V-Club, JB04. I'm running away now.
Buonasera Rov Universe. Settimana scorsa, mentre stavo parlando nel backstage della rivalità in corso tra il V-Club e la Crew, proprio uno dei componenti della fazione di J. Cruise, ovvero Kevin il Diablo, mi ha aggredito pestandomi selvaggiamente. La nostra rissa è stata senza esclusione di colpi e Kevin mi ha lasciato privo di sensi sull'asfalto dell'area parcheggi. Dunque, dato che, come ho già detto, sono appena entrato a far parte del V-Club e voglio dare il mio contributo nella guerra contro la Crew, ti sfido, Kevin, per un match uno contro uno per settimana prossima al pay-per-view No Limits. Vediamo stavolta chi rimarrà al tappeto. JB, vedo che sei caduto in pieno nella mia rete. La mia aggressione di settimana scorsa era proprio mirata al portarti in una condizione di rabbia tale da presentarti qui per sfidarmi. È stato facile, vedi? Io ero in cerca di un grande match in pay per view contro qualcuno del V-Club, col quale siamo in conflitto. Perciò accetto la tua sfida e non vedo l'ora di metterti KO anche al centro di questo ring. E adesso amici, colleghiamoci con il backstage per ascoltare le dichiarazioni del number one contender per il titolo nazionale della Ring of Honor, ovvero George Nelson. Settimana scorsa ho vinto un Fatal 4-Way Elimination Match davvero impegnativo e mi sono guadagnato l'opportunità di sfidare su Boy per il titolo nazionale settimana prossima al pay-per-view No Limits. Io e lui ci siamo già affrontati in passato. Erano altri tempi e io ero un altro George Nelson. Il gigante sardo mi sconfisse in pochi secondi, umiliandomi e mettendomi ai margini della compagnia a causa di quel tonfo clamoroso che feci. Ma ora è tempo di vendetta, caro gigante. A No Limits darò tutto a me stesso, andando oltre ogni limite per provare a batterti e a strapparti quella cintura. Mi hai capito? Io ti sconfiggerò, figlio di puttana! E adesso, amici, siamo giunti al nostro main event, dove vedremo di nuovo in azione Masters contro Diego Mendoza. E vi ricordo che Masters settimana prossima a No Limits affronterà nel main event del pay-per-view Trevor Fischer per il titolo mondiale dei pesi massimi. Signore e signori, siamo giunti al nostro main event. Il seguente incontro è un uno contro uno e il primo atleta a fare il suo ingresso è Diego Mendoza! E il suo avversario è
E dunque ci siamo, signori, si parte subito con il nostro main event. Intanto Masters afferra subito Mendoza. Oddio, dita negli occhi, ma è impazzito, che cazzo sta facendo? Roll up, 1, 2. Mendoza si rialza. Ma signori, ma quanto è stronzo sto Masters. Mamma mia, scorrettissimo adesso Diego. Bravissimo, non ci sta a passare il contrattacco, così. Dagliele di santa ragione. Lo prende, se lo inzaina, vuole bombizzarlo. Ma Masters, signori, ribalta tutto con questi pugni sulla testa. E poi, ginocchiata dritta sulla testa, mamma mia. E poi ancora ginocchiata. E ancora ginocchiata. Compilation di ginocchiate da parte di Masters. Mamma mia, che botte davvero devastanti da parte sua. Adesso prende Diego, lo sbatte all'angolo, rincorsa a braccio teso. E poi guardate ancora Masters. Mamma mia, signori, ma che cosa sta facendo? DDT fenomenale. Che partenza davvero incredibile di main event. Ancora Masters, prova a colpire Mendoza, che però no. Basta, passa al contrattacco nuovamente. Scarica di pugni, così. Afferra Masters, poi prova di nuovo a bombizzarlo. E stavolta, signori, va a buon fine la powerbomb. E c'è anche lo schienamento, 1. Ah, niente, kick out da parte di Masters. Allora Diego, così non perde tempo, prende il suo rivale, lo rimette in piedi. E poi lo vuole portare verso l'angolino, gli fa sbattere la faccia lì sul cuscinetto. Ancora Mendoza, guardate, forearm lì vicino al collo. E poi rincorsa baseball slide. Ma Masters lo fa impattare a vuoto contro l'angolino, non ci credo. Poi lo prende, un super kick. E poi German suplex, bellissimo. 1. Ah, Mendoza si rialza. Mamma mia, signore, adesso Masters, guardate, lo vuole strangolare. Oh mio Dio, ma è impazzito. Mamma mia, signori, violenza inaudita da parte sua. Adesso Mendoza lo blocca per una gamba, spinning kick, lo manda al tappeto. Così si fa, bravo Diego, che adesso lo rimette in piedi di forza. Così, twist of fate di Mendoza, che va a chiudere. 1, 2. No, Masters si rialza. Mamma mia, Mendoza sbigottito. E dunque decide di passare alla prossima manovra, vuole salire sulla cima del paletto. E adesso si tuffa, leg drop. Leg drop che va vuoto. Masters lo prende, lo colpisce. Poi lo scarica sulle corde con Harry Sweep. No, Mendoza li sbatte addosso. Forearm. E neutralizza l'offensiva. Così. Bravo Diego. Prende Masters. Così. Lo afferra. Lo scarica sulle corde con una bella Harry Sweep. No, adesso è Masters. Li sbatte addosso. Ma Mendoza ribalta tutto. Drop kick. Sensazionale. Poi cosa fa? No, non ci credo. Oh mio Dio, lo intrappola. La sua manovra risolutiva di sottomissione. Ah, e questa manovra bella nuova. Da dove ne è uscita? Sorpresa, caro Masters. Sorpresa, sorpresa. E adesso vediamo. E adesso vediamo se cede il caro amicone di Prince Adams e Dustin Myers. Vediamo se il number one contender al titolo mondiale perderà
nel suo match di ritorno in Ring of Volto. Vediamo. Diego Mendoza, guardate come continua ad applicare una pressione incredibile con la sua manovra di sottomissione. Masters, guardate. Ah, sta soffrendo, sta provando in qualche modo a liberarsi dalla presa, che però è veramente tosta. Attenzione, Masters scalcia via Diego Mendoza. Si libera di lui, così gli tira una pizza. E qua, signori, guardate, un'altra pizza, poi lo prende, oddio, un forearm, e poi un calcione in rovesciata, fantastico, 1, 2, ah, Masters è tornato con nuove manovre. Ma avete visto che cosa ha tirato fuori dal cilindro? Ma non ci credo. Ma che bellezza. Adesso prende Diego Mendoza, lo sbatte all'angolino. Un pugno. Poi Mendoza non ci sta. Respinge l'offensiva così afferra Masters. Lo sbatte all'angolino. Rincorsa. No, va vuoto. Rincorsa di Masters. Ah, li fa saltare la faccia. E poi double axe handle. Bellissimo. E poi adesso Masters, guardate. Ginocchiata. Dritta sulla nuca di Diego Mendoza. Ancora Masters, signori, che non si ferma. Prende Diego, lo rimette in piedi, così continua a colpirlo. Guardate, oh, calcione, mamma mia. E poi roll up ancora d'astuzia. 1, 2. No, Mendoza si rialza da Masters. Prova a colpirlo, Mendoza lo evita. E poi lo acchiappa. Spinning kick. Così. Ancora Mendoza, prende al varco il suo rivale, prova un drop kick. No, Masters con questo stomp sullo stomaco riesce a liberarsi. E poi guardate, gli passeggia intorno pericolosamente. E poi Masters, guardate, no, lo colpisce. E poi mette a segno la sua finisher, nuova finisher. Rings of Saturn, e qua sono guai. E adesso è Masters che applica la sua sottomissione. Attenzione, Diego Mendoza. È prossimo al cedere. Mamma mia, Masters. Masters continua a fare presa. Mamma mia, Diego Mendoza. Attenzione, in un momento davvero critico. Mamma mia, ancora Masters. Continua con la sua manovra risolutiva. Applica una pressione davvero allucinante. Con tutte le sue forze vuole costringere Diego Mendoza alla resa. Vediamo se Diego riuscirà a cedere oppure no. O se riuscirà a liberarsi, appunto. Vediamo. Masters intanto continua, guardate. Diego sta soffrendo, attenzione. In qualche modo si libera. Dai, dai, dai Diego. Dai Diego, fallo per il pubblico. Vai così. Si libera, suon di gomitate. Masters è lì stordito. Mendoza ne approfitta così. Atomic drop. E poi neck drop. A scassare le cosce. Così si fa, bravissimo, bravissimo, uno stomp, ancora Mendoza, guardate, attende al varco, Masters, un double axe handle, poi li passeggia intorno, attenzione, guardate, Lion Salt, non ci credo, 1, 2, no, Masters, Masters si rialza, mamma mia signori, clamoroso colpo di scena, la Mendoza mette a segno la sua finisher, e adesso sì che è finita signori, 1, 2, Masters, 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 si rialza, clamoroso. Allora Mendoza, guardate, lo prende per la nuca, cioè vieni qua, cosa vuoi fare tu, eh? Adesso ti carico lì sulla cima del paletto, e infatti Mendoza, no, 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 si guarda dietro, e poi mamma mia, super, Hurricane Rana, bellissima, però Masters, da terra, passa al contrattacco, attenzione, guardatelo, così, afferra Mendoza per la nuca, adesso Mendoza viene poggiato lì sulle corde, attenzione, ancora Masters lo prende, oh, mamma mia, lo sbatte lì contro le corde, poi double axe handle, ancora Masters, ginocchiata, 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 e ancora ginocchiata, signori, che potenza del number one contender al titolo mondiale, che adesso per Diego Mendoza, così la ferra, poi se le inzaina, no? Cosa vuole fare? Attenzione! Oh mio Dio! Lo schiena al tappeto! Ma cosa ha fatto? 1, 2! No! Mendoza! Mendoza si rialza! Masters litiga con l'arbitro, però guardate, adesso per salire sulla seconda corda, poi si dà lo slancio! Gomitata in caduta di quelle belle! Poi ancora sbatte il braccio di Mendoza al tappeto.
Ancora Masser, signori, che non si ferma. Prende Diego, prova a colpirlo, no, Mendoza ribalta tutto, non ancora Masser, lo prende, lo scalcia via. Oh, Enzeguri kick, così e lo travolge. Ancora Masters, prende Diego, così un calcione, poi calcola le distanze, rincorsa, braccio teso, e lo fa finire all'esterno del quadrato. E dunque si prosegue, si battaglia qui all'esterno del ring. Ancora Masters, inizia a contare l'arbitro, conto di uno, Masters spiaccica Diego Mendoza, contrabbarricata, poi decide di riportarlo sul quadrato e dunque si prosegue. Ancora Masters, prende Diego Mendoza, lo rimette in piedi e qua, signori, guardate, prova... Attenzione, un forearm, no, no, Mendoza ribalta tutto, così approfitta di questa leggerezza di Masters. Attenzione, si reca sull'apron, cambia idea, e adesso è Masters che ribalta la situazione, ma sei di chop, così, no, Mendoza riesce a braccarlo, spinning kick, lo manda al tappeto, attenzione. Mendoza prende Masters, lo vuole bombizzare, no, no, roll up di Masters, no, uno, due, no, control roll up, uno, due, no, Masters si rialza, mamma mia signori, adesso Mendoza, guardate, prova a colpirlo, Masters dice di no, braccio teso, e lo schianta al tappeto, poi guardate, attenzione, un forearm, e poi si ancora lo travolge, con la sua manovra speciale, qua signori è la fine, uno, due, no, Mendoza signori si rialza, Diego Mendoza si rialza, allora Masters decide di rimetterlo in piedi, poi lo prende, lo sbatte all'angolino, rincorsa, braccio teso, Master signori, guardate, DDT, fenomenale, adesso sale sulla cima del paletto, è finita per Diego Mendoza, ginocchiata in caduta, così ancora Masters, non si ferma, sale ancora sulla cima del paletto, cambia mossa, uno splash signori, uno, due, no, Mendoza, signori, riesce a rialzarsi, allora Masters, guardate, lo esterrefatto, lo prende, lo sbatte l'angolino, un bel pugno, basta, Mendoza non ci sta, basta il contrattacco, c'è sua finisher, e qua signori, per Masters è finita, uno, due, no, signori, Masters ancora è nel match. Però Mendoza, guardate, lo afferra, poi decide di poggiarlo sulle corde. Buona strategia per Diego, che adesso prende Masters, lo getta all'esterno del ring, così, dai. Vai Diego, vai, che hai il supporto del pubblico. Mamma mia, tuffo, spettricolato. Sbam, cagione sulla schiena, così, ancora Mendoza. Vai, riempilo di calci, così, rompili la schiena. Vai, no, Masters blocca tutto, braccio teso e ribalta tutto, intanto l'arbitro è arrivato al conto di due, Masters prende Mendoza, oddio, lo manda contro i gradini d'acciaio, poi Masters vuole salire sulla cima del paletto, no ragazzi, è impazzito, gomitata, no, Mendoza lo evita, twist of fate, fantastico signori, fantastico, Mendoza prende Masters, così, vai Diego, vai che è il momento giusto, lo prende, lo riporta sul quadrato, dai, vai Diego, vai a chiudere, cazzo, uno, due, no, signori, Masters si rialza, Mendoza drop kick e lo manda al tappeto, ancora Diego signori, per Masters, si riprova la sottomissione, la riprova, dai, fallo cedere, dai Diego, per favore, dai, continua a applicare la sua presa, Dai che Masters è bello stanco. Dai Diego, dai. Ancora Mendoza, ancora Diego. Sì, vai che è vicino a farlo cedere. Vai, Masters arrancando. Le corde sono lontane, signori. Sono lontanissime. Attenzione! Ah, Masters si libera di Mendoza. E poi, signori, no, lo acchiappa. Oddio, è finita. C'è la finisher di Masters. Uno, due,
E 3, Masters porta a casa la vittoria. Che main event. Allora, come vi sono sembrato? Come potete vedere, non ho neanche un briciolo di ruggine, nonostante il lungo periodo di inattività. Questo perché mi sono sempre allenato per conto mio, e non ho mai perso le speranze di poter tornare qui, nel wrestling che conta, nella federazione numero uno in Italia. Trevor, ho ancora impresso nella mia mente quel fottuto momento in cui mi hai sconfitto costringendomi a lasciare la Raw, e sappi che ho intenzione di fartela pagare, pestandoti senza pietà. Io ti lascerò steso al centro di questo ring in una pozza di sangue e mi prenderò ciò che mi sarei già dovuto prendere molto tempo fa. Il titolo mondiale dei pesi massimi. Masters, attenzione a ciò che desideri. La rabbia che trasmetti attraverso le tue forti parole non ti sarà d'aiuto a No Limits. Io ho sputato sangue e mi sono distrutto fisicamente per arrivare fino alla vetta e per conquistare il titolo massimo. Perciò farò di tutto per resistere al tuo assalto e per sconfiggerti nuovamente. Il titolo non merita di stare tra le tue mani. Sei sempre lo stesso. Sei sempre il solito atleta arrogante in preda all'ossessione dell'oro. Io sono arrivato dove sono adesso grazie alla passione, alla dedizione, al rispetto e soprattutto grazie a tutto il Raw Universe che tu offendi e disprezzi ogni volta. Non ti permetterò mai di prenderti il titolo mondiale di pesi massimi. Uscirò vincente anche dal main event di No Limits e andrò a festeggiare con il mio titolo in mezzo a tutta questa gente perché io non sono solo il campione di questa federazione, ma sono anche il campione del popolo. No ragazzi, arriva Prince Adams dalle retrovie, armato di sedia, e pesta selvaggiamente Trevor Fisher, ma non ci credo, ma che pezzo di merda, guardate, lo rimette in piedi, e poi lo mette KO con la sua finisher. E dunque amici, su queste immagini si chiude qua questo episodio fenomenale di Ring of Volto. Grazie mille a tutti quanti per aver partecipato e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo imperdibile episodio, settimana prossima, sempre mercoledì, ore 17, con il pay per view No Limits. Grazie ancora a tutti, ciao!